sono qui, sono io, sono la vostra. Smettila, io non lo faccio durante i tuoi video. E allora ragazzi, sono qui, sono io, sono la vostra Jess. Sono tornata dopo una vita che non facevo niente. Ormai fa parte della mia intro anche, sono tornata dopo una vita. Quindi avevo fatto un post su Instagram in cui vi chiedevo, anche su Facebook, in cui vi chiedevo se avevate delle domande da farmi durante il mio ritorno, visto che sono stata assente per un pochino di tempo e non ho fatto più video riguardanti la mia transizione, e mi sono arrivate un bordello di domande. Quindi iniziamo con rispondere. La prima domanda che mi viene fatta è: hai ripreso con la TOS, che sarebbe la terapia ormonale sostitutiva? E sì, ho ricominciato dopo circa un mese che sono tornata in Italia. Sono rimasta ben 2 mesi senza ormoni. Quando sono tornata in Italia, in Thailandia avevo comprato una bottiglietta, però non mi avevano dato in ospedale, non mi avevano dato dosi o cose del genere, quindi facevo un po' a modo mio, insomma, cercando di regolarmi con quella che mi avevano dato in Italia. Quando sono tornata non mi avevano avvertita che una volta operata il processo per richiedere la terapia ormonale cambiava un pochino, non dovevo più passare dal MIT ma dovevo passare direttamente dall'ospedale, e quindi c'è stato un po' di disguido. Arriviamo. Questo perché ci ho messo una vita a iniziarlo. Stai zitto. Che minchia ridi. Oh mio Dio. Vaffanculo. Tutta bella presa e poi... Vaffanculo. Torno dopo ragazzi, vado a mangiare. Oh. Dove eravamo rimasti? Stavo dicendo. Sono tornata in Italia. E la procedura non mi avevano avvertito, bisognava cambiare tutto quanto eccetera, quindi sono dovuta andare direttamente in ospedale per richiedere la terapia. Quindi è passata qualche settimana, mi hanno dato l'appuntamento e dopodiché l'endocrino non mi ha dato la terapia direttamente per un anno, mi sembra 12-9 mesi, non mi ricordo adesso di preciso. Quindi adesso la terapia per un anno circa, e poco prima che di finire tutte le scatolette, sempre Sandrena, sempre la stessa dose, devo tornare dall'endocrinologa a richiedere l'appuntamento prima, perché ci vuole più tempo per richiedere l'appuntamento direttamente all'ospedale, e quindi sì, ho ricominciato la terapia. Quindi un'altra domanda: come hai capito e accettato di essere trans? Ciao, ti adoro, anche io, sai chi sei. Cosa? Non c'entra niente, scemo. C'è un signorino qui spaparanzato sul letto che deve interrompere i miei video. Comunque è una cosa che ho capito fin da quando ero piccola, semplicemente avevo le idee molto molto confuse, quindi per accettare la... per accettare la situazione comunque ci si è messo anni e anni, tanti pensieri e cose del genere, più che altro riflessioni personali e insomma... Le persone che mi sono state vicine mi hanno comunque aiutata tanto anche a capire quello che volevo io. Quindi io lo dico sempre, una delle cose principali che bisogna avere durante un percorso di transizione sono delle persone fidate, amici veri, sinceri, con cui sfogarsi, che sappiano comunque sostenerti. Per me sono stati fondamentali. Poi,
Che aspettative hai o avevi della terapia ormonale sul tuo corpo? Beh, l'aspettativa principale penso che abbia qualsiasi persona che la inizia sono i cambiamenti fisici, principalmente. Sono la prima cosa a cui una persona pensa. E piano piano ci sto arrivando. Ho aumentato peso, adesso sono 52 kg, da 45 che ero, quindi sto mettendo la ciccia dove serve, nei fianchi e un pochino nel seno. Il sedere sta aumentando, le cosce anche, quindi ho un pochino più di ciccia anche sul viso, quindi piano piano si va a raggiungere le forme desiderate, insomma. E poi ci sono anche i cambiamenti un pochino dell'umore, del modo di pensare, insomma, quelli cambiano tutti i vari cambiamenti che ci sono nella terapia vanno a seconda della persona e del corpo come reagisce, quindi ognuno ha un percorso diverso. E sì, sto ottenendo i risultati che speravo. Ci sono parti del corpo che vorresti cambiare, sono tutte domande della stessa persona. Ci sono parti del corpo che vorresti cambiare con chirurgia estetica? Allora, per il momento no, ho sempre avuto problemi, diciamo, con il mio dolce nasino, non nasino, ma molto nasone. E a parte quello, non ho mai avuto problemi di alcun tipo, diciamo. Poi mi chiede: hai mai avuto problemi in passato con i commessi quando compravi vestiti femminili? Allora, io andavo sempre a fare compere con la mia migliore amica Laura, che avrete conosciuto sicuramente negli altri video precedenti. E la cosa che facevo principalmente era uscire con lei, accompagnarla nel reparto femminile, fantasticare in tutti i vestiti che vedevo, carini e tutto quanto. Spesso lei faceva finta di prendere dei vestiti, che in realtà erano per me, andavamo nel camerino insieme e ce li provavamo. Quindi ho avuto qualche problema, sì, più che altro perché mi dicevano che non potete stare in due nello stesso camerino. Quindi, a parte quello, grandi problemi non ne ho avuti. I problemi principali che ho tuttora sono quelli con i controllori, che ogni volta mi passano a controllare i documenti, il biglietto e tutto quanto, vedono che sopra c'è scritto un altro nome perché ancora non ho cambiato i documenti e mi fanno: questi non sono i tuoi documenti. E poi io gli dico sì, invece gli faccio vedere tutto quanto con il fogliettino in cui dice che sto facendo il percorso, eccetera. E loro stanno lì, mezz'ora così, documenti e poi guardano a me, documenti e poi guardano a me. È fastidioso, quindi non vedo l'ora di cambiare, dovrebbe mancare pochi mesi. Da quando mi è arrivata la sentenza, cioè il 19 di giugno, dovevano passare 31 giorni affinché passasse in giudicato. Dopodiché bisogna fare tutti i giri, deve arrivare al comune, bisogna cambiare, eccetera, eccetera. Quindi mettiamo un paio di mesi e avrò tutti i documenti, si spera. Incrociate le dita per me, grazie. Ah, e mi chiedono anche di parlare della mia accademia. Allora, io faccio un'accademia a Firenze che si chiama Design, Comics and Art Academy. Se trovate il sito, è fantastica. Ci sono diversi corsi, fumetto, per fumettisti, per coloristi, per animatori come sto facendo io, e game design, c'è di tutto in quell'accademia, è fantastica. Poi ci sono workshop, arrivano persone dal mondo in generale, animatori, fumettisti, insomma, gente con le palle, diciamo, e che vengono a fare lezioni, a tenere conferenze. E quindi, se volete fare un salto sul sito, basta che scrivete design, scritto proprio THE SIGN, SIGN, Comics and Art Academy. La trovate? Bellissima, fantastica. Firenze, gente fantastica. Tra l'altro mi hanno accettata tutti, nessun problema assolutamente. Io faccio il corso di animazione, come ho già detto, quindi cortometraggi animati, tipo per fare esempi più conosciuti, quelli della Disney, che ne so, La Bella e la Bestia, Il Re Leone. Sono 3 anni, e poi se si vuole c'è la specializzazione in 3D, animazione in 3D. Insomma, ci sono tantissime varianti,
tantissimi corsi, insomma, se vuoi andare sul sito trovate tutto quello di cui avete bisogno. E mi si è spento il telefono. Poi, un'altra domanda. Hai intenzione di operarti alle corde vocali? No, non sento il bisogno di operarmi alle corde vocali, la mia voce mi piace così com'è. Non sento neanche il bisogno di operarmi più di tanto qui perché non è che si veda più di tanto, insomma. Va a momenti, quindi però per ora sto benissimo così. Poi un'altra persona mi fa una domanda e la saluto, lo saluto anzi perché mi ha chiesto di farlo e è su Instagram, si chiama Gab Music, Musics, quindi lo saluto, ciao. E mi fa, se dovessi avere un superpotere, quale ti piacerebbe avere e perché? Ah, questa è una domanda che assolutamente. Io adoro il mondo dei supereroi, soprattutto quelli della Marvel. E i miei preferiti in assoluto sono quelli della serie degli X-Men. E i miei due preferiti proprio in assoluto sono Mistica, per il potere di cambiare aspetto a piacimento, la super agilità, la rigenerazione, oh mio Dio. E poi vabbè, Fenice, perché. Cioè, Fenice è Fenice, dai su. È Fenice. Un'altra domanda. Quali erano le paure che avevi prima della transizione? Allora, le paure principali che avevo erano quelle di non riuscire comunque a raggiungere quella condizione in cui mi riuscissi a sentire completa, diciamo. Quindi non riuscissi a vedere la vera me stessa, quindi quella che riesco a vedere adesso allo specchio, il fatto che nessun altro riuscisse a vederla e quindi continuassi comunque a rimanere in quella situazione sconfortevole in cui mi stavo comunque male, insomma, questa era la paura principale. Poi un'altra domanda è: quali sono le operazioni che devi ancora fare? In tutta onestà, per il momento non sento il bisogno di fare nessun tipo di operazione. Se sarà che non riuscirò a raggiungere ancora quel tipo di corpo che sento mio, insomma, un discorso un po' complicato. Se proprio proprio le signorine qui, se proprio proprio, anche se per il momento sono abbastanza soddisfatta, non so se si vede, però qualcosa c'è. Poi, cosa provi a non avere più il pene? Una favola, sto benissimo, non potrei mai essere più felice di così perché finalmente riesco a mettere tutto quello che voglio, sto in tutte le posizioni che mi pare senza sentirmi a disagio, cioè non potevo neanche stare così perché si vedeva tutto, quindi adesso sto come mi pare e piace, sono libera, tranquilla e sto benissimo finalmente. Hai avuto ripensamenti dopo la vaginoplastica? No, assolutamente no. Nessun ripensamento. Poi, consiglieresti a persone transgender di intraprendere il percorso di transizione appena raggiunta la maggiore età? Allora, io sono dell'idea che se si ha la possibilità di iniziare prima, se si ha la consapevolezza, se si hanno i genitori dalla propria parte, se si hanno i consensi di psicologi e endocrinologi, io direi che iniziare il prima possibile sarebbe la cosa migliore anche per il corpo, perché i cambiamenti si raggiungono molto prima. Basta guardare i ragazzi e le ragazze, ad esempio, faccio un esempio negli Stati Uniti, lì iniziano molto prima di noi in Italia e i risultati sono fantastici, diciamo. Quindi io sono dell'idea che prima si riesce, meglio è. Di certo con la maggiore età si raggiunge comunque una consapevolezza maggiore. Quindi sotto quel punto di vista sarebbe buono. Però per quanto mi riguarda l'adolescenza sarebbe il periodo migliore per iniziare. Io personalmente avrei iniziato a 16 anni, solo che mi hanno un attimo bloccata, quindi ho dovuto aspettare per forza i 18 anni. Hai avuto ripensamenti in merito alla transizione? No. Mai. Come l'hanno presa i tuoi compagni di classe? Allora, quelli del liceo, perché io ho fatto il coming out, che ero in quinta di liceo, e l'hanno presa tutti abbastanza bene, diciamo.
non c'è stato nulla da dire, insomma. Anzi, all'interno della scuola, durante le assemblee di scuola, ho fatto anche una lezione, tra virgolette, in cui parlavo di me, del mio percorso e un pochino del percorso in generale in Italia e nel mondo, più o meno, e ho fatto un video a riguardo, quindi se lo cercate, ho fatto un video, una trans a scuola o transizione a scuola, una roba del genere, e lo trovate sul mio canale. È un pochino lungo, però è tutto quello che ho detto durante quel giorno. E allora, va bene, mentre i compagni dell'accademia che sto facendo adesso a Firenze, fantastici, addirittura c'è un sacco di gente che fa parte della comunità LGBT, quindi meglio di così non potete darmi. Altra domanda: quali sono gli effetti collaterali che stai notando? Per ora non sto notando dei grandi effetti collaterali, non ne vedo sinceramente. Quelli di cui mi sono lamentata anche in video precedenti, più che altro all'inizio, sono i forti sbalzi d'umore, forti, che poi con tutti i problemi che ci sono stati durante comunque il periodo di transizione, sono stati maggiori, quindi ho sentito di più, ho sfiorato la depressione, insomma, brutta brutta. E più che altro mentali, quelli fisici sinceramente non ne vedo. A qualcuno magari può dare fastidio che si prende peso, a me no, perché ero sottopeso, quindi alleluia, finalmente prendo un po' di peso. E ad alcune viene la cellulite. È possibile avere rapporti completi dopo la vaginoplastica? Certamente, dopo il terzo mese si possono iniziare ad avere rapporti, ovviamente va a seconda della persona. Se ci si sente pronti, allora si può fare. Prima dei 3 mesi è molto sconsigliabile, perché comunque si deve rimarginare tutto, il corpo deve riprendersi, eccetera. I rapporti completi sono possibili ed è possibilissimo raggiungere orgasmi e tutto quanto, tutto quello che consegue. Certo è che bisogna comunque avere pazienza, bisogna conoscere il proprio corpo, bisogna dargli il proprio tempo, bisogna capire che cosa ci piace, come ci piace, quindi non aspettatevi di raggiungere l'orgasmo subito al primo rapporto, perché è molto difficile. Un consiglio che posso darvi è che il piacere principalmente viene dal clitoride, quindi l'orgasmo sarà principalmente clitorideo, quindi bisogna stimolare per bene. Come sei riuscita ad avere i soldi necessari per il percorso? Io sono stata molto fortunata perché ho avuto fin dall'inizio il sostegno dei miei genitori, quindi è per quello che sono riuscita ad andare così avanti, così velocemente. C'è qualcosa di gratuito che ti dà l'Italia per la transizione? Sì, ci sono diverse operazioni che sono passate dallo Stato, come ad esempio la vaginoplastica, l'aumento del seno, il pomo d'Adamo, insomma, ce ne sono. E qui in Emilia-Romagna anche la terapia ormonale viene passata. Adesso non sono informatissima, però ci sono molte cose in cui comunque lo Stato dà una mano. Gli ormoni ti prendono la vita? Sì, soprattutto dopo l'operazione, perché non essendoci più delle ghiandole che producono ormoni, devi per forza prenderli in qualche modo. Se uno decide di non prenderli più, se non sei operata, non succede niente, cioè torni come prima. Se sei operata, invece, e smetti di prendere ormoni, col tempo potrebbero verificarsi diversi problemi di salute, perché comunque gli ormoni servono al corpo. È possibile che le persone credano di essere transgender solo perché influenzate dai social? Io penso che al mondo sia tutto possibile, quindi è possibile che sia capitato. Però non ci metterei la mano sul fuoco, perché comunque è una cosa molto complicata e delicata. Pensi che chirurgicamente parlando siano più competenti all'estero o in Italia? Io so che in Italia ci sono chirurghi che fanno delle operazioni eccellenti, altri di cui ho sentito non hanno risultati fantastici. So per certo che all'estero ci sono chirurghi più competenti, ma per il semplice fatto che operano da più tempo e molto più frequentemente, quindi sanno
molto di più dove mettere le mani. Infatti so che i chirurghi italiani vanno all'estero per imparare come fare questa determinata operazione. Quindi io personalmente penso che all'estero ci siano chirurghi più competenti, nulla togliendo a quelli italiani. Io mi sono operata in Thailandia. Esistono dei metodi per femminilizzare la voce? Sì, ho fatto un video a riguardo, ci sono molti esercizi che si possono fare con la voce e oltre agli esercizi c'è appunto l'operazione che ho detto prima, le corde vocali. Io non ne ho avuto bisogno, ho sempre avuto una voce più o meno acuta, diciamo, riesco a variarla tranquillamente. E la terapia aiuta, sicuramente aiuta perché adesso riesco a raggiungere acuti che prima mi sognavo, però sì. Come ti sei sentita dopo l'operazione per la vagina? Ho fatto video anche riguardo l'operazione, comunque è stata parecchio dolorosa, soprattutto i primi giorni, ma fin da subito mi sono sentita libera, per così dire, perché non avevo più quella cosa ingombrante sotto che mi dava fastidio. Poi questa persona dice che avrebbe tantissime altre domande, però non vorrebbe sembrare troppo invadente. E sì, ti adoro anch'io. Bacione. Poi, alcune domande mi sono state ripetute più volte, quindi non risponderò due volte, però sappiate che mi sono state fatte tantissime domande sulla vaginoplastica, sui rapporti, sugli orgasmi e tutto quanto. Io vi rassicuro, davvero si raggiunge tutto. Assolutamente, ci vuole tempo, bisogna guarire, bisogna imparare a conoscere il proprio corpo, ma non c'è problema, si raggiunge tutto quello che si deve raggiungere. Poi, la terapia ormonale fa passare anche la voglia di fare sesso? Ad alcune persone sì, a me personalmente no, neanche dopo l'operazione. Sono sempre come prima, forse a volte un tantino di più. Poi un'altra ragazza invece mi chiede: sei attratta esclusivamente dai ragazzi? Sì. Un'altra persona mi fa: è rischioso avere rapporti sessuali quando ancora si sta dilatando con i dilatatori 0 o 1? Sì, assolutamente. I dilatatori 0 e 1 sono più o meno larghi come un ditino. E sappiamo tutti che un pene è leggermente più grosso di un ditino. Quindi se tu provassi ad avere rapporti, sì, mentre stai ancora dilatando con i primi due dilatatori ti faresti malissimo, ma proprio tanto male, fidati. E poi mi chiede appunto, è possibile iniziare la terapia anche prima di essere maggiorenni? Sì, da quanto so io sì, è possibile, ma bisogna avere appunto il consenso dei genitori, dei psicologi, dell'endocrinologo, bisogna fare tutti gli esami necessari, eccetera, eccetera. Mi chiedono altre domande sulla voce. E come ho già detto, ci sono tantissimi esercizi, principalmente che si possono fare senza l'operazione. Però, volendo, se non si riesce a raggiungere il risultato desiderato con esercizi, si può ricorrere all'operazione. Poi mi chiedono in cosa consiste l'operazione. Ho già fatto video a riguardo, comunque. Parlerò del mio tipo di operazione. Il mio tipo di operazione consiste nel asportare un tratto di colon che poi viene usato per fare il canale vaginale in grado appunto di autolubrificarsi, perché appunto il colon produce del muco, diciamo, che serve da lubrificante per la vagina, mentre le labbra vengono fatte con la pelle dei testicoli e il glande viene usato per fare il clitoride. Quindi la zona ri rimane con tutti i nervi e tutte le zone sensibili, diciamo, e semplicemente diventa una vagina normale come tutte le altre. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che non me ne vogliate a male se sono stata assente, cercherò di riprendermi durante l'estate e farò tanti video. Non solo su me stessa, ma anche sulla mia passione, che sarebbe quella dei videogiochi. E fatemi sapere voi giù nei commenti che tipo di video volete. Sarò più che felice di fare tutto quello che mi chiedete. Challenge, video personali, sfide,
Story time, gameplay. Ultimamente mi sto davvero tanto appassionando a Rainbow Six Siege. Vorrei che questo canale crescesse. Siamo quasi arrivati a 2000 iscritti, quindi un bacione a tutti. E che dire? Grazie ancora. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. E lasciate un like, un commento. Vi ricordo di iscrivervi al canale del mio ragazzo che adesso sta lì in dormiveglia, e al canale del mio migliore amico SniperPix. Un bacione a tutti. Ciao. I link sono giù in descrizione.